Ciao a tutti, oggi nuovo video in collaborazione con la BB Craft e vi faccio l'altro orecchino, che è questo. È un orecchino molto semplice e molto facile da fare. Queste monachelle le ho realizzate io e andremo a dare questo tipo di texture. Ok, iniziamo. Cosa ci serve? Per prima cosa il nostro alluminio, e il codice è questo. Poi vi metto comunque il link nell'info box. Mi raccomando, andate a vedere anche il loro sito perché hanno tantissime cose e a buon prezzo e molto belle. Ok, poi abbiamo bisogno di una taglierina, le forbici se ci servono, questo per fare il nostro occhietto, o anche queste. Ha un blocco in acciaio per martellare e ovviamente il martello. Poi io per fare quella texture uso questo tipo di stoffa. È una stoffa con una trama molto grossa, vedete? Poi vi faccio vedere come fare. Bene, iniziamo. Io mi prendo 40 cm di filo 0,8, che è questo che vi ho fatto vedere. E iniziamo a fare la nostra rasolina. Io uso questa per fare rasolina perché hanno i numeri e mi vengono tutte uguali. Quindi teniamo un centimetro e mezzo, così diamo questo circa un centimetro e mezzo, diamo. Facciamo questo e andiamo a fare la nostra rasolina. Come ho detto, io prendo il numero 7 e vado a ruotare. Poi mi aiuto con questa per finire il la nostra rasolina, come ho detto, in questo modo, vedete? Ora dobbiamo fare il nostro cerchio. Allora, io per avere una misura mi servo di questo supporto. Voi potete usare qualsiasi altra cosa. Prendete la larghezza che vi serve, che vi piace per fare il cerchio. Questo sarà circa 28 mm, su per giù. Vabbè, voi vedete il supporto che avete. Poi giriamo attorno al nostro supporto in modo da fare un cerchio così. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare una spirale dentro, ma non partiamo dal piccolo, ma partiamo dal grande e andiamo a finire nel piccolo. In questo senso, io faccio così, mi appoggio e inizio a girare in questo modo. Vedete che viene dentro? Ok? Arrivati a sto punto, ci troviamo così, vedete? Io prendo queste pinzette che ha il becco un po' più piccolo, vedete, a confronto questo, e vado a fare un inizio di spirale in questo modo. Adesso, vedete, vado a girare in questo modo. Cerchiamo di farla uguale all'altra.
e mi raccomando, devono venire simmetrici. Vabbè che poi la simmetria la facciamo quando la andiamo a mettere nel nostro con la nostra monachella, ok? Ora cerchiamo di aggiustare in modo che vengano uguali di grandezza. Ok, abbiamo sistemato, cercato di fare più preciso. Ora andiamo a prendere la nostra base in acciaio con il nostro pezzo di stoffa, lo mettiamo sopra e col martello andiamo ad appiattire sia da una parte che dall'altra. Cerchiamo di fare dappertutto. Vedete? Guardate come che la texture che viene. E facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Vedete? Vediamo se è uguale. Andiamo ancora a battere. Ok, abbiamo fatto la nostra texture che battendo col martello è venuto un po' più stabile. Perché il bello dell'alluminio è che quando lo andiamo a modellare si modella benissimo e quando andiamo a schiacciarlo si irrobustisce. Ora andremo a mettere la nostra monachella. E questo andremo a metterla in questa maniera. Chiudiamo la monachella. Ed ecco qua i nostri orecchini. Ecco qua i nostri orecchini fatti e finiti. Vedete? Forse uno è venuto un po' più grande dell'altro. Basta, non facciamo altro che portare più largo il nostro metallo. Bene, io spero di essere stata chiara, che il video vi sia piaciuto. Sono due orecchini molto semplici, ma a me piacciono molto le spirali, non si è visto, vero? Bene, detto questo, mi raccomando, andate sul sito della BB Craft, scusate, mi si era coperto. Andate sul sito della BB Craft e scegliete i vostri materiali e vedrete che ce ne ha tanti, 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 perle e tanti altri materiali bellissimi e costano anche poco. Come ho detto, con questo è tutto, io vi ringrazio per aver guardato il video. Se vi è piaciuto mettete pollice in su, attivate la campanellina per essere aggiornati sui nuovi video e con questo è tutto e vi saluto, ciao!